Sono ore decisive per la vertenza FIMER alle 14 del 14 giugno e in calendario l'udienza per la decisione sullo stato di insolvenza. Dopo la rinuncia da parte dell'attuale proprietà al concordato e il mancato accordo con il fondo di investimento Greybull McLaren. L'azienda rimane in stato di occupazione. Il prossimo 15 giugno, su iniziativa della CISL, ci sarà una raccolta firme per la legge d'iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende e poi un concerto della Casa del Vento. No, avevamo la soluzione a portata di mano. Avevamo un accordo con un grande gruppo industriale e finanziario che sicuramente ci avrebbe aperto, diciamo, porte sia alla soluzione, ma anche a, come dire, anche alternative da un punto di vista di produzione, da un punto di vista industriale. C'era la soluzione del problema, e non si capisce perché, pur di, cioè, l'hanno fatto saltare, hanno rinunciato e concordato pur di, come dire, far saltare l'accordo vincolante. Per cui noi avevamo, fino al primo di giugno, c'era la soluzione del problema. L'hanno fatta saltare perché il sospetto è che sia stata fatta saltare perché in ogni modo vogliano trovare una soluzione che a loro piace di più, che a loro è più conveniente. Il 14 sarete tutti al tribunale. Tutti al tribunale, ci faremo sentire come abbiamo sempre fatto e come stiamo facendo tuttora. Dal primo di giugno noi siamo qui 24 ore su 24 e continueremo ad andare avanti per ottenere quello che per noi è un diritto sacrosanto. Cioè, noi abbiamo voglia di lavorare, vogliamo rientrare a lavorare, però in discontinuità con la proprietà. La proprietà noi non la vogliamo più. Questo ci sembra un messaggio chiaro, l'ha ricordato prima Emanuela, noi ci mettiamo la faccia, tutti voi ce la mettete, queste storie, queste famiglie non si meritano questo destino. No, le dico solo in due parole. Da qui e non si passa! Non si passa più! Vieni qui, vieni davanti a noi e allora poi se ne potrà riparlare! Vieni qui, siamo H24, puoi scegliere qualsiasi orario! Vieni! Ecco, H24, finisco con il rappresentante della RSU, dell'ultima sigla sindacale. Voi tra l'altro dovete alternare i turni anche di notte perché la fabbrica è occupata. Sì, noi dal primo di giugno siamo alternati praticamente H24, c'è sempre presenza minima all'interno perché crediamo che questo stabilimento e soprattutto perché c'è un nuovo importante, un'azienda che precisiamo sempre è tutta italiana, tutta made in, si fa dall'inizio alla fine tutta la nostra produzione. E quindi insomma le maestranze ci sono e volevamo ripartire. Speriamo appunto i giudici 14 della modalità per partire velocemente e rapidamente, perché la gente non vuole stare ferma, vuole lavorare.